Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi registro l'altra versione del video makeup per Natale. Questo è quello un pochino più pazzo, un pochino più stravagante, che io personalmente adoro. Se volete vedere la versione più classica, senza ciglia finte, lustrini, paillette, ve la linko nelle schede informazioni. Quindi andate a vedere anche quello se siete interessati a una cosa un po' più low profile. Se invece vi piace l'eccesso, eccoci qua, vi lascio al video. Inizio applicando il correttore di Maybelline su tutta la palpebra. Potete utilizzare un correttore oppure un primer specifico, però preparate sempre la palpebra, mettete una base cremosa e se non siete troppo pratici settatela con un po' di cipria oppure un ombrettino, così andate tranquilli a sfumare. Ma mai iniziare un trucco occhi senza base, a occhio nudo. Detto questo, passiamo ad utilizzare le nostre palettine. Voglio utilizzare la nuova collezione Kali di Mulac e sono presenti queste due palette, la Shakti e la Shiva, e io le vado a mixare. Prenderò alcuni colori di una e alcuni di un'altra. Non mi sono preparata nulla, come sempre, quindi la mia creatività farà tutto. Inizio applicando Space dalla palettina Shiva. Una volta ottenuta questa base, ho utilizzato sempre il mio pennello preferitissimo di Morphe, il JH30. Dalla Shakti prendo questo colore che si chiama Fiction. Sempre con questo pennello mi concentro solo nella parte della piega, quindi vado ad intensificare il colore già presente. Fatto ciò, adesso cominciamo con i colori un po' più pazzi. Vi dico già che io a Natale utilizzerò sicuramente queste palettine, perché di solito sono sempre stata molto sul nude, invece quest'anno ciao. Infatti sempre nella piega voglio sfumare un pochino di Clyde, sempre dalla Shakti. Prendo un pennellino un po' più corposo, questo è il Turquoise ai buchi di neve, e lo sfumo sempre verso la fine. Una volta che l'ho picchiettato, quindi il colore è bello intenso, prendo un pennello da sfumatura, questo è di Sedona Lace EB15, e comincio a sfumarlo. Fatto ciò, adesso prendo il mio Close Up Concealer di NYX e vado a fare una super cut crease con il mio pennellino di NYX. Lo ripeterò fino allo svenimento. Questo è l'unico pennello che sul mio tipo di occhio mi permette di fare una cut crease decente. Quindi una volta fatto questo sfumato verso la zona più scura, vado a prendere questo colore che sono troppo entusiasta di provare, che non urla Natale magari per voi, ma per me sì. Cioè, per me Natale è colore in generale, non solo il rosso. Infatti vado a prendere Proof dalla palettina Shakti. Lo prelevo sempre con questo pennellino di NYX che è Dab N Smudge, e lo picchietto nella parte centrale. No, vabbè, guardate che meraviglia. Altro piccolo consiglio: su il correttore, quando fate le cut crease, il colore tamponatelo sempre, non strofinatelo. Prendo un pennellino piccolino, questo qui è sempre di neve. Adesso avrei due opzioni per l'oro, una in ogni palettina. Questo qui dalla palettina Shakti, che si chiama Bond, è un oro con sottotono verde, mentre dalla palettina Shiva abbiamo Pau, che invece è un oro un po' più classico, e io logicamente vado ad utilizzare quest'altro e lo vado a mettere nella parte dell'angolino. No, vabbè, come vedete è super pigmentato e sfumo bene il colore con il rosa. E una volta sfumato bene con il pennello di Morphe E18 riprendo Clyde e risfumo. Non potevo non utilizzare uno dei glitter presenti, e li trovate entrambi nella Shakti. Abbiamo questo cangiante, quindi come base sempre sul fucsia, ha dei glitter gialli, celesti, verdi, viola. E poi c'è questo, che invece è una sorta di top coat che va messo sopra gli ombretti e che gli va a dare una perlescenza diversa a seconda del colore che avete sotto. Sono curiosa di utilizzare Mate, ma per questa volta andremo con Impact, e logicamente vado con il dito. Ve li faccio vedere, guardate che luce pazzesca. E così li andiamo a picchiettare su i due colori, quindi il rosa e il giallo, guardate qua. Non ne prendo troppi perché voglio soltanto dare un riflesso. Con una salvietta struccante vado a rimuovere
l'eccesso. Vado a fare una rigozza d'eyeliner per delineare meglio l'occhio e utilizzo sempre quello di Nabla della nuova linea Serial Liner. Molti l'hanno paragonato a quello di Kat Von D, che io adoro il tattoo liner, e molti hanno proprio insinuato che venisse dalla stessa fabbrica perché sono entrambi made in Korea. Io non lo so, però so solo che mi piace molto come eyeliner. Quando l'avevo sbocciato sulla mano si aprivano le linee, invece sull'occhio non fa questo effetto e potete fare davvero delle linee sottilissime. Guardate anche soltanto l'applicatore, quindi appunto in questo caso vado a fare una linea abbastanza sottile. Vedete, è riuscito ad andare proprio di precisione. E una volta fatto un eyeliner più o meno simile all'altro, voglio andare a provare sempre le ciglia della collezione nuova. Queste qui si chiamano Nirvana. Sull'occhio dovrebbe venire una cosa simile. Io ho una conformazione totalmente diversa da quella di Cindy, quindi non credo a me verrà così. Proviamo, perché mi sembrano comunque molto belle, che come vedete partono corte e poi si allungano all'estremità. Ciglia finte applicate, ci ho messo 0 secondi. Vi giuro, sono bellissime, ancora più belle queste senza make up, e super easy da applicare, quindi sono felicissima. Ora faccio la base, le sopracciglia e ci rivediamo con i dettagli finali. Quasi terminato il look, guardate come cambia col contouring e le sopracciglia. Vado a finire il trucco degli occhi, quindi riprendo le mie palettine e vado a prendere Clyde, che è il verdone, e lo sfumo qui sotto ricongiungendomi al colore. Sempre con lo stesso pennello prendo Bond e questo lo sfumo nella parte iniziale. Poi qui potete mettere una matita nera, burro, colorata, fate un po' voi. A me piace così com'è, quindi metto solo un po' di mascara. Per le labbra utilizzo due prodotti della Bless Cosmetics, è un nuovo marchio che sto testando da un po' di tempo, e utilizzo sia la Matte Lip Tint, questa qui è il colore Butter Pink, e utilizzo anche il loro Vinyl Lip Tint. Questa è una colorazione Silk e come vedete sono due nude abbastanza simili. Silk lo andiamo giusto a tamponare per dare un effetto un pochino più juicy, quindi stendo questo sulle labbra. Guardate che bello, e si stendono che è una meraviglia. Ora aspettiamo che si asciuga e poi picchiettiamo questo. Visto che questi vinyl sono molto coprenti, ne metto un pochino sulla mano e con il dito, o se preferite con un pennellino, lo vado a tamponare. Quindi come vedete picchiettato solo così rende le labbra più carnose e lo amo letteralmente. Close up sugli occhi per farvi vedere la meraviglia di questi ombretti. Sono pigmentati, si sfumano benissimo tra di loro e non. Anche le ciglia mi piacciono, fanno il loro effetto, incorniciano l'occhio senza sovrastare quello che abbiamo fatto. E ragazzi, mi stavo scordando una cosa fondamentale: non ho messo l'illuminante. Eresia, a Natale senza illuminante. Stiamo scherzando. Utilizzo questo qui di Colourpop che si chiama Stole the Show e vado ad applicare leggermente un po' di illuminante. E mi raccomando, non scordatevi mai di metterne un pochino anche qui sotto, proprio nel punto più alto del sopracciglio. Vedete come cambia tutto. Detto ciò, il look adesso è totalmente finito, non dovrei essermi scordata nulla. Spero che questa proposta alternativa vi possa piacere. Fatemi sapere come vi truccherete per Natale qua sotto, se magari farete vigilia più sobria e Natale un po' più pazzerello o viceversa. Sono curiosissima. Se riproporrete i trucchi che ho realizzato, ricordatevi di taggarmi su Instagram, mi raccomando, voglio vedere i vostri lavori perché ogni tanto me ne mandate qualcuno e siete bravissimi. Detto ciò, io vi auguro ancora buone feste, ci vediamo presto con i nuovi vlogmas, quindi passerete questo Natale con me. Un bacione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!